Non è un'imminente vittoria della Russia, è uno stallo. E lo stallo che noi abbiamo contribuito a creare sostenendo l'Ucraina, perché l'Ucraina nasceva, il conflitto nasceva con una sproporzione enorme tra le due forze in campo. E se c'è una sproporzione enorme tra le due forze in campo, è ovvio che, diciamo, senza un sostegno che riequilibri quella sproporzione, sia lì sì una sconfitta, un'invasione, che non è pace, eh? Che non è pace, perché per quelli che mi parlano di pace e dicono che noi non dobbiamo inviare armi all'Ucraina perché così creiamo pace, voglio segnalare sommessamente che un'invasione non ha bisogno, cioè non vuol dire pace, eh? E se c'è stata un'invasione non c'è bisogno di nessun tavolo di trattativa. Il tavolo di trattativa si crea quando c'è uno stallo tra le forze in campo. Quindi noi abbiamo creato quello stallo per costruire la pace. E penso che abbiamo fatto la cosa giusta, penso che abbiamo fatto e che stiamo facendo la cosa giusta sia moralmente, ma attenzione signori, anche nell'interesse nazionale italiano. Ma siamo sicuri che potrebbe convenirci un mondo nel quale saltano le regole internazionali che hanno garantito, diciamo, il sistema multilaterale e vivere in un mondo nel quale chi è militarmente più forte invade il suo vicino? Pallottoliera alla mano.